Alessandro Maggioni. Scusatemi, ma non abbiamo previsto interventi perché sennò diventa lunga. Ok, grazie. Ringrazio anche il Presidente di Asso Edilizia, Achille Colombo Clerici, che è con noi, quindi Mario Siete. Ok, Assessore, che vuole venire anche lei, così... Ok. Bene, passiamo quindi al secondo panel, che è quello che riguarda la casa e l'abitare. Negli interventi che mi hanno preceduto, a partire dall'intervento iniziale di Franco Mirabelli, si sono già, diciamo, affrontate alcune questioni e anche, diciamo, alcune prospettive per la questione casa. Come diceva Maurizio Belloni, quando abbiamo pensato a questo panel in questo giorno, non sapevamo, non ci aspettavamo, diciamo, la rilevanza dell'ampio e incandescente dibattito che questo argomento ha suscitato, anche se il tema casa, le questioni legate alla casa e all'abitare a Milano, in città metropolitana, non sono nate, diciamo, con gli ultimi avvenimenti. Pensiamo solo alla questione dell'affitto, degli affitti brevi, delle Airbnb, eccetera, che accomuna tra l'altro Milano, città metropolitana, ad altre città italiane e anche ad altre città internazionali, europee, insomma, e anche oltre. Questo è un invito, diciamo, a pensare alle questioni legate a Milano, certo legate al nostro territorio e alla necessità di soluzioni che vanno attuate, ma anche, diciamo, di alzare lo sguardo e pensare in chiave più allargata. Il tema è tenere Milano e tenere insieme l'attrattività di Milano e la vocazione all'inclusività e all'inclusione di Milano, salvaguardando, come diceva anche prima Marina, i più fragili, non solo strutturalmente, diciamo, fragili, ma anche chi diventa fragile nel corso della vita. La casa è il cuore della vita, dei destini delle persone, degli individui, delle famiglie, dei gruppi, la casa è anche uno degli aboli, quel cuore delle città che disegnano e ridisegnano in base ai bisogni, in base alle fasi, si disegnano e si ridisegnano, diciamo, in base ai bisogni, in base alle fasi storiche, in base ai cittadini e alle persone che abitano la propria periferia, con la propria identità, e sulla quale qual è il compito della politica? Dobbiamo appunto costruire non solo soluzioni di governance, ma situazioni politiche che diano respiro e che ci facciano guardare, avanti oltre le contingenze del momento. Non rubo altro tempo, passo la parola ad Alessandro Maggioni, al nostro discussant e di Ghetti di Fici. Grazie Luciana, grazie dell'invito e grazie anche sempre a Franco, con cui voglio sempre molto bene, poi andrò anche a trovarlo domani, quindi andrò a prendermi una, so già che mi aspetta una lezione, una bastonata, quindi mi difenderò col mio. Una battuta, prima mi ha colpito molto quando si diceva
quel tema tra sanità, trasporti e area metropolitana. Ho fatto un collegamento alla mia biografia, esce sempre. Io nel 2023 stavo schiattando in un incidente proprio perché stavo spostandomi in moto, perché io vivo a Corbetta e lavoro in centro a Milano. Mi spostavo, quindi mobilità, trasporti, perché la S6 bisognerebbe prenderle, i passanti ferroviari alle 7 di mattina, perché sono dei carri bestiame inauditi in cui i lavoratori poi si incazzano, e le lavoratrici si incazzano perché fanno dei viaggi mostruosi, deliranti. Cioè, chi parla di queste robe senza farli quotidianamente dovrebbe provarli per un po'. E mi sono stato salvato grazie alla sanità lombarda, perché sennò sarei morto. Quindi si è chiuso il cerchio rispetto a questo tema, che però toccava una serie di questioni. L'altra cosa che mi viene in mente era le lezioni che ci faceva il mio maestro Giancarlo Consoni, che cito sempre perché i maestri si citano, urbanista, grande urbanista, storico, intellettuale, poeta, che una delle tavole che ci faceva fare nel corso di Urbanistica 2 era questa tavola, che era spazi della socialità e infrastrutture della mobilità. Bisognava mappare Milano, la rete della mobilità, e, come esercitazione, si imparava, e la relazione tra le infrastrutture della mobilità e gli spazi della socialità. Questo per dire che sono dei punti fondamentali dell'urbanistica, che si sono un po' dimenticati nelle logiche funzionaliste, perché sono prevalse, non me ne vogliano gli ingegneri, le logiche ingegneristiche, no? Quindi i flussi, le si perde la relazione con lo spazio, e questo è un po' uno dei temi fondamentali. Cioè, quando la funzionariocrazia funzionalista prevale sulla conoscenza e sulla dimensione politica, poi le ripercussioni si hanno in ogni ambito, anche in quello urbanistico. L'altra cosa che mi sentivo di dire, visto che ho la parola e ne approfitto, ma penso che è una sede politica, quindi nelle sedi politiche si fanno anche delle riflessioni di carattere politico, io penso, perché sono un po' della vecchia scuola, è che io sono d'accordissimo nel riconoscere che l'abolizione delle province, a cui io ho aderito, io ho votato, ho fatto un errore, è stata una grande scempiata. Così come io penso che una grande stupidata sia, bisognerebbe dirlo a distanza di tanti anni, se non si fanno i bilanci storici delle cose, si continua a non imparare dalle cose. La legge Bassanini, cioè la Bassanini, sia nella dimensione della devolution, fatta per ammansire sostanzialmente i famelici appetiti di quella fase leghista, sia nella dimensione di esautorazione pressoché totale della responsabilità politica nei processi decisionali, perché va benissimo spostare la responsabilità alla dimensione funzionariale e il fatto che la politica nomini funzionari. Beh, però su alcuni temi nodali, io ho a cuore soprattutto quello dell'urbanistica e dell'edilizia, che ha una grandissima rilevanza politica, sociale, politica ed economica, diciamo, aver spostato per legge sulla dimensione funzionariale crea dei problemi, e qui mi fermo perché l'attualità è complessa. Se dovessi dire in uno slogan il tema, che però torna anche rispetto a prima, la connessione tra il tema abitare e lavorare, no? Io mi ricordo quando avevo letto questo libricino di Ivan Illich che parlava delle rimesse per la forza lavoro, delle case sostanzialmente che si facevano per la classe operaia, no? Quindi c'era questo meccanismo in cui c'era l'existence minimum, tutto il dibattito che c'è stato. Oggi è tornato cruciale, se sentivo prima, cioè quello che sta emergendo, aziende che non trovano dipendenti, municipalizzate che non trovano dipendenti, sanità che non trova dipendenti. Cioè, qui è un problema serio, il tema della non abitabilità per ampie fasce di lavoratori e lavoratrici. Ci siamo un po' coordinati con Mario Esposito, ci siamo sentiti sul dare anche dei dati, anche con Vincenzo, perché poi è inutile, qui ci si conosce anche un po' e si fanno cose assieme. È un punto centrale. Allora, se dovessi dire 4 punti, io penso che sia necessario, e si può, ritornare a programmare strategicamente.
regolare i processi conoscendone però i fondamentali, perché se si regola senza conoscere i fondamentali, perché l'alternativa che ho visto in questi anni è non regoliamo, quindi deregulation, perché sono queste parole, devolution, sembra della roba da Celentano, ma deregulation, oppure se si regola bisogna conoscere i processi, perché se si mettono delle regole che non stanno in piedi non le si rende efficaci. Terzo, bisogna avere il coraggio di estrarre risorse. Il giusto è necessario da estrarre. Gli extra profitti non sono delle banche, vanno estratti. Il giusto, non con le logiche populiste, contropopuliste dell'esproprio proletario, tutte queste robe in cui la reazione ha sempre la vittoria. Io sono un, diciamo, sono cattolico, quindi io ho fatto dei ragionamenti che il cattolicesimo impregna profondamente questo paese, quindi essere delle vittime, fare le vittime e concedere il vittimismo dà un potere enorme a chi piange. Io lo sto vedendo anche nelle condizioni personali, l'ho visto anche quando, diciamo, da adesso mi sono diventato disabile. Io mi accorgo che quando sono lì per attraversare la strada, prima non si fermava nessuno, adesso si fermano un chilometro e dice poverino voi. Quindi è parte di una dimensione antropologica. Quindi bisogna stare attenti anche quando si fanno delle dichiarazioni, bisogna essere concreti e pragmatici. Ma c'è una giusta misura sulle cose? Sì, bisogna estrarre il giusto dalle ricchezze, poi faccio due esempi, e poi redistribuire. Perché oggi il punto fondamentale è la dimensione redistributiva. Questa cosa sul tema dell'urbanistica e della casa è centrale. In questi anni c'è stata una dimensione che arriva dalla legge, io anche qua, se dovessi dirlo, poi il mio amico assessore Bardelli, ex avvocato amministrativista da anni, mi ha fatto tante discussioni, il nodo cruciale che ha comportato uno smantellamento e un caos dell'urbanistica è la legge 12 del 2005 di Regione Lombardia. Cioè il nodo, no, ex avvocato che non fa più, il nodo è la legge 12 che ha cancellato e fatto piazza pulita di tutta una serie di strumenti che avevano delle problematiche. Io ho fatto l'amministratore quando c'erano ancora i piani regolatori generali, i piani di zona, i programmi pluriennali di attuazione, però c'era una logica che aveva una sua visione di medio periodo, e l'urbanistica e le modificazioni della città, la città è eterna, non solo Roma, sono modificazioni che hanno bisogno di tempo lungo e di consenso socio-politico. Allora, quella legge ha smantellato in un momento storico che forse lo richiedeva. Oggi è tempo di dire rivediamo alcuni elementi che mettano insieme e facciano una unione. Sul tema della casa, l'altro giorno abbiamo presentato una dossier, non è uno studio, perché già chiamare studio quello da cui siamo, che è stato ispirato, sarebbe un po' offensivo per gli studi veri. Io mi sono messo di buzzo buono su mandato del mio consiglio di amministrazione insieme all'UM, appunto, con cui abbiamo un gruppo cooperativo, a fare una sorta di pubblici a un documento che era uscito fatto dal professor Cottarelli, che dimostrava che l'edilizia sociale convenzionata non sta insieme con il mercato. Siccome me lo sono letto, un po' di numeri di maneggio, un po' di elementi li conosco, abbiamo fatto un controstudio. Beh, la cosa è uscita interessante, poi qui ce n'è qualche copia, adesso lo metteremo anche sul sito, l'abbiamo tutto appena presentato. E cosa dimostra? Dimostra che in un'area a mercato forte, perché Milano è un mercato forte, che resterà un mercato forte, perché Milano, viva Dio, è attrattiva, ecco, anche le logiche sulla decrescita felice le lascerei a chi ha voglia di essere infelice, mentre secondo me ci sono delle cose che stanno insieme. Abbiamo capito che quali sono le aspettative di profitto. Noi come cooperative, non perché siamo più bravi degli altri, ma perché abbiamo l'articolo 45 della Costituzione che ci richiama al essere senza fini di lucro e essere soggetti vigilati anche, questo a differenza delle altre società, e quindi non è che siamo più bravi perché siamo appunto baciati da qualche spirito santo o solo dell'avvenire. Però non avevo mai capito quali sono le aspettative di profitto dell'immobiliare, e Cottarelli le ha messe in luce partendo da dati
che avevano elaborato, e per noi è stato un elemento interessante. Allora abbiamo fatto 3 simulazioni, una correggendo alcuni errori che un macroeconomista che non conosce le minute le dinamiche immobiliari fa, giustamente, perché se gli danno i dati li elabora. Abbiamo preso come benchmark, quindi quella piano di Cottarelli, che era un benchmark, dice, beh, è un'iniziativa che non ha i vincoli tra i 5 e i 10 mila metri quadri, ma lo dico proprio per l'elemento che non ha i vincoli di edilizia residenziale sociale, arriva venduta 4.800 in un'area periferica, quindi venduta in un'area non centrale, periferica, a 4.800 euro metro quadro, ritenendo quindi 4.800 euro metro quadro un valore abbordabile di mercato, quindi qualcuno può fare le sue riflessioni, però vi ha tenuto fermo quella roba lì. Bene, lui dice è buona perché tutto sommato ha un EBT rate, un indicatore di profitto dell'8,6%, con due correzioni minime, che una è legata al numero di box. Abbiamo detto che si dimostra che quel benchmark è il 10,90%, 10,90%. Bene, allora abbiamo fatto una simulazione in cui, tenendo tutte quelle robe, mettendo un valore di appalto di costo di costruzione reale, perché io sono anche presidente, qualcuno dice presidente operaio, io faccio presidente cooperatore, cioè sono presidente anche di iniziative che stanno realizzando interventi. Abbiamo appaltato un'impresa aderente ad Assimpre di Lancio, quindi non un'impresa di parafittari, e abbiamo un cantiere complesso a 2300 euro metro quadro come valore d'appalto sulla superficie commerciale, perché anche lì si potrebbe aprire tutto un canale di cosa intendi per questo, per quello, per l'altro. Quindi abbiamo preso quei parametri. Abbiamo messo una convenzionata ordinaria, che non è edilizia sociale, ma è una regolazione del mercato, al 30%, a 3.300 euro al metro quadro anno, una simulazione, e esce che quell'EBT rate è al 9,6%, quindi un punto più alto di quello che per Cottarelli era buono. Ma poi abbiamo fatto di più. Siccome abbiamo un'iniziativa in costruzione in un'area mercato forte a Milano, dove io ho fatto un test con un amico avvocato, gli ho detto, ma scusami, ma se tua figlia non avesse comprato l'edilizia libera da noi lì a 4.700 euro al metro quadro, perché è 4.700 l'edilizia libera, quanto l'avrebbe pagata, visto che tu rompi i coglioni ogni volta sull'ERS? Mi dice, 7.000, no, 8.000, 8.500. Beh, allora io ho fatto la simulazione, però, perché sono magnanimo, a 6.008, ho detto, noi assegniamo a 4.700. Abbiamo dell'ERS, il 34% ERS, di cui il 17% in affitto, il 7% impatto di futura vendita e il 17% in vendita, agevolata a 2.750, in un'area mercato a 8.000, a patto di futura vendita, il 10% affitto convenzionato. Ho messo 6.800, quindi sono stato ampiamente sotto a quelli che sono i valori di mercato. Bene, in quel caso l'EBT rate, se l'operatore profit, perché viva Dio che ci sono anche operatori profit, sarebbe del 20% se si caricasse l'affitto, come se lo prendesse. Se invece l'affitto lo vendesse a un investitore paziente, l'EBT rate è del 25%. Bene, cosa dici di questa cosa? Ho un altro esempio piccolo e poi mi taccio. Un anno fa io mi sono autodenunciato anche per le volte. Io ormai ho una libertà di dire le cose, avendo visto la luce o il buio, perché non ho ancora capito, dico bene o male quello che mi pensa, perché ho la verità, tutto sommato è bene andare a bordo. A un certo punto, in un'iniziativa nostra in cooperativa in zona Navigli Argelati, abbiamo, dopo che è durata 9 anni, perché abbiamo rifatto 3 volte il progetto, il permesso di costruire convenzionato, quindi per dire, ci sono degli strumenti che se poi si applicano bene portano degli ottimi risultati. Potevamo fare l'indice 1, abbiamo fatto lo 0,70. Abbiamo assegnato le case a 3.600 euro al metro quadro ai nostri soci, Navigli Edilizia Libera. Uno dei miei soci, scopro che dopo 3 mesi, legittimamente, la rivende a 7.000 euro al metro quadro. 7.000, ovvero sia 100% in più del valore. Io mi sono incazzato.
cosa abbiamo fatto, perché poi bisogna imparare dall'esperienza, perché se uno si incazza e poi sta zitto e non fa niente. Abbiamo messo una, ci siamo autoregolati. Primo, serve anche l'edilizia convenzionata ordinaria, che è un'edilizia non sociale, ma che dà un'offerta temperata di mercato per quel ceto medio alto che, da cui si può estrarre un po'. Questa è la prima lezione che ho imparato. Secondo, abbiamo messo una regola che per l'edilizia libera cooperativa noi ci siamo autoregolati. Il mio avvocato mi dice: ma non so se potete mettere queste limitazioni, mi interessa, ci facciano caso i soci. Entrano che sanno già che per 5 anni dal momento in cui la casa è stata logitata al costo di assegnazione da cui l'hanno preso dalla cooperativa, il consorzio ha un diritto di prelazione per riassegnarlo dei soci al costo a cui l'ha assegnato originariamente più un massimo di 20%, quindi si riconosce anche una profittevolezza ma più 20%. Quindi bisogna estrarre e distribuire. Perché dico questo? Perché sulla M4, quando escono gli articoli, si dice: ah, i valori immobiliari della M4 sono cresciuti del 60-70. Io ho detto ai miei amici, perché io frequento, ho ottimi rapporti con tutto il mondo dell'immobiliare, della finanza immobiliare, ogni tanto gli dico: guarda che non va bene continuare a dire più 10, più 20, più 30, più 40, più 50, perché poi la gente si incazza, soprattutto se poi la gente ha gli stipendi a 1300. Allora, siccome si continua a dire che le case sono state, dove è arrivata la metropolitana con grandi investimenti pubblici, c'è un aumento della rendita del 60%, beh, una volta c'era il contributo di miglioria, bisogna riprendere, secondo me, i fondamentali e dire che oggi siamo nella necessità di redistribuire la ricchezza. La ricchezza non è un peccato, l'avidità è un problema, come si costruisce la ricchezza è un problema. Redistribuire la ricchezza io penso che sia un dovere democratico e che fa stare meglio anche i ricchi, perché sennò poi la periferizzazione chiede diciamo securitarismo e non è una società in cui io penso che mia figlia vorrei vivere. Mi sono incartato sul finale. Vorrei che mia figlia dovesse vivere, ecco. Grazie. Grazie Alessandro dei numerosissimi spunti che hai lanciato, che ci fanno entrare sempre più nel cuore della questione.